promessa, l'ennesima fake news di De Luca. Però chi ha denunciato per mesi questo spreco di denaro pubblico è qua, quindi ritengo che sia giusto che sia la comunità leghista di Salerno a dire perché siamo qua e poi arriviamo alle conclusioni. Abbiamo lanciato questa denuncia già mesi fa. Qualora avessimo avuto una pandemia pesante avremmo rischiato la strage, perché questi prefabbricati costati milioni di euro ai cittadini campani ancora oggi non sono utilizzati. Addirittura si parla, Matteo, di 18 milioni di euro per tre tendopoli, che sono ospedali fantasma, di cui due inutilizzabili, perché la ditta ci ha detto che non è collaudato. Quindi qui, qualora ci fossero dei casi, non potrebbero essere ospitati. Noi l'abbiamo denunciato, vogliamo sapere come sono stati spesi i soldi dei cittadini e come si affronterebbe l'emergenza qualora l'avessimo, visto che questi ospedali fantasma non possono ospitare nessuno, nel frattempo si è arricchito un privato e abbiamo ospedali chiusi da questo governo regionale, inutilizzabili. A due passi, alle nostre spalle abbiamo il CERT, un plesso fatto pochi anni fa che cade a pezzi. Poteva essere ripristinato, non l'hanno voluto fare. E nel frattempo abbiamo prefabbricati che nessuno sa cosa servono, vedrai. Fino a qualche giorno fa era ricettacolo di immondizia, di degrado e nient'altro. Questa è la nostra battaglia di dignità per la salute pubblica, per i soldi dei cittadini e per avere semplicemente la verità di cosa è successo e chi ha speculato su questa pandemia e chi davvero invece vuole fare gli interessi dei cittadini. Segretario, aggiungo, lei adesso andrà dal direttore generale. Aggiungo che ieri sono stato in un'altra incompiuta promessa mancata di De Luca, che è il Policlinico di Caserta. Anche lì è 20 anni che promettono l'inaugurazione, lo stesso De Luca ci è tornato più e più volte, il cantiere è fermo, c'è l'erbaccia, non c'è un medico, non c'è un infermiere, non c'è un letto, non c'è una porta. Quindi un conto è fare il simpatico su Facebook, un conto è scherzare con cattivo gusto sulla pelle e sulla salute dei campani e dei salernitani, anche perché qua, a differenza di altre città, penso a Milano, dove un ospedale d'emergenza è stato allestito con fondi privati, quindi con donazioni dei privati, questi sono denari pubblici, sono soldi dei salernitani, sono soldi dei campani sbattuti via, e quindi mi auguro che ci sia qualcuno in qualche procura che vada fino in fondo per capire se qualcuno ci ha guadagnato, come ci ha guadagnato, e se sono state rispettate tutte le norme. Detto questo, ultima riflessione, solo negli ultimi anni i numeri dicono che dalla campagna più di 50.000 donne e uomini hanno dovuto prendere il treno o l'aereo per farsi curare negli ospedali di altre città e per farsi operare negli ospedali di altre città, quindi è irrispettoso nei confronti dei campani. Spero che il 20 e il 21 settembre il cambiamento passi anche attraverso una visione più concreta, più moderna, più rispettosa della sanità, sia pubblica che privata. De Luca ha sempre detto che questi ospedali sarebbero nati per una seconda emergenza, quella anche che si aspetta a ottobre. Quello che sta succedendo di nuovi casi potrebbe però dargli ragione, non lo pensa? Sì, però se non lo puoi usare, se non hai collaudo, se non ci puoi ricoverare eventuali pazienti. In generale, non come cosa pensa della sua gestione dell'emergenza? Non commento, non sta a me. Io ringrazio i campani e gli italiani in generale perché hanno dimostrato rispetto, buonsenso, generosità, solidarietà, però non ti puoi approfittare di questa generosità, ripeto, da Caserta a Salerno, passando per Napoli, chiudendo, disfacendo la sanità. E quindi noi abbiamo un'idea ben chiara, sanità pubblica al centro, con il privato che aiuta, che è fondamentale, però sulla base del merito. Qua a Salerno mi sembra che più che il merito ogni tanto qualcuno privilegi l'amicizia e la vicinanza politica, non il merito, e la cosa non è corretta. E ringrazio, fatemi dire, qualche testata giornalistica, vedo anche qua presente, che prima di altre ha lanciato su Salerno il segnale, e poi non lo faccio per simpatia o antipatia, perché spesso e volentieri ci questiono, però in questo caso devo dire che gli amici di Fanpage hanno sollevato un problema in maniera assolutamente corretta e documentata. Ci credi ancora nella campagna? Sempre, io non amo giocare per perdere, anche perché ho visto tante volte sondaggi sulla carta ribaltati dai cittadini. L'unico sondaggio salernitani e campani lo faranno il 20-21 settembre, e poi vi devo dire che già dal 22 io avrò testa e cuore con la mia squadra sulle comunali sia di Salerno che di Napoli dell'anno prossimo, perché sono due città che
che meritano tanto, meritano di più, mi permetto di dire. Ci vediamo dopo. È incredibile come siano stati buttati via milioni di euro di denaro pubblico, è incredibile l'arroganza di chi ritiene che un ospedale pubblico e un'università pubblica siano a casa loro, perché il direttore generale molto gentilmente ci ha detto voi qua non entrate, è suolo pubblico, ospedale pubblico, soldi pubblici, università pubblica. Noi siamo andati senza la sua sgradevole compagnia a documentare come sono stati buttati via milioni di euro dei contribuenti campani. La differenza con l'ospedale da campo costruito in Fiera Milano è totale, perché di là sono tutti soldi privati con una struttura inaugurata che ha ospitato medici, infermieri e pazienti. Questi sono soldi pubblici per una struttura mai inaugurata che non ha mai visto un medico, un infermiere e un paziente. Giudicate voi il modello De Luca, spero, ripeto, che qualche procura indaghi su come sono stati spesi questi soldi, perché Dio non voglia, io penso che l'Italia non richiuderà un'altra voglia, un'altra volta, gli italiani stanno usando la testa, però lì c'è scritto Covid sempre con la recinzione di ferro e poi i mattoni sotto. Quindi mi spiace che voi non lo possiate documentare, peraltro se fate un colpo di telefono in direzione generale sono curioso di sapere perché non avremmo avuto diritto di entrare e documentare queste cose. Abbiamo fatto qualche immagine, ve la giriamo volentieri. Evidentemente qualcuno ha qualcosa da nascondere. Allora, lo stesso anche a Sapri, andrà comunque anche se il sindaco le nega e la piazza del comitato. Abbiamo cambiato piazza perché siamo persone educate e rispettose, poi nessun sindaco può negare a nessun libero cittadino italiano di fare una passeggiata sul lungomare, a meno che a Salvini non sia negato anche questo. Oggi tutta la provincia di Salerno verrà bene o male visitata da lei per poter portare questo messaggio. Cambiamento, noi abbiamo liste con donne e uomini in gamba, molti dei quali non hanno nessuna tessera di partito in tasca, però questa è la Lega, cambiamento. Qua, ripeto, vorremmo portare in queste aziende, ma in tutta la regione Campania, il merito, le assunzioni per merito, gli appalti per merito, il lavoro per merito, non per amicizia, conoscenza o tessera.